Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono appena tornato dal Games di Carrara e ho già un unboxing che mi aspetta. Per la precisione oggi vi mostrerò il nuovissimo notebook dell'HP, ma non è tutto perché la caratteristica di punta di questo modello è che ha anche il sensore di impronte digitale. Potete sbloccarlo semplicemente col vostro dito, come si fa con gli smartphone. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a vedere il contenuto della confezione e vi linkerò tutte le sue specifiche tecniche. E nella seconda parte andremo a fare un test di editing. Ho portato qui con me il mio vecchio computer dell'HP, per cui farò partire l'elaborazione dello stesso video e vedremo quanto tempo in meno impiegherà il nuovo modello. Se siete curiosi nella sfida, guardate questo video fino alla fine, così scoprirete esattamente quanto tempo in meno ha impiegato il nuovo modello a elaborare il video. Insieme al computer dentro la scatola troverete l'alimentatore compatibile con la ricarica rapida, il manuale di installazione comprensivo di lingua italiana e la scheda di garanzia di 2 anni. Vi informo però che durante l'acquisto, pagando un piccolo supplemento, potete estendere la garanzia di 3 anni, raggiungendo così un totale di garanzia di 5 anni. E ora è arrivato il momento della scheda tecnica. Questo modello ha già l'aggiornamento Windows 11, il processore è personalizzabile, potete decidere a vostro piacimento tra AMD Raiden e Intel Core, 8 GB di RAM, 512 di hard disk, display Full HD antiriflesso da 15,6 pollici, lettore di impronte digitale, batteria litio compatibile con la Fast Charge, webcam da 720 px con microfono integrato, lettore SD e micro SD, due autoparlanti, una porta HDMI e due porte USB 3.0. Per quanto riguarda le dimensioni, ha una lunghezza di 36 cm, una larghezza di 24 per uno spessore totale di soli 10 mm. La struttura complessiva e il telaio di questo notebook risulta veramente molto solido e senza imperfezioni. Anche premendo i 4 angoli non sento né scricchiolii né oscillazioni degne di nota, conferma di un computer ben curato nei particolari. Per quanto riguarda le porte, nella parte sinistra troviamo le due porte USB 3.0 e lo slot per l'alimentatore, invece nella parte destra troviamo l'HDMI, il jack per le cuffie e la porta per l'SD. Il pad e la tastiera sono molto comodi, i tasti sono ben distanziati, si digita bene anche scrivendo molto velocemente, non sarà la tastiera, sentite, più silenziosa al mondo, però è veramente molto precisa. Per quanto riguarda le prestazioni di ricarica, grazie all'alimentatore da 45 watt si riesce a ottenere una fast charge del 100% in circa soli 80-90 minuti. Per quanto riguarda l'autonomia della batteria, ho riscontrato dopo una settimana di utilizzo che le 8 ore dichiarate da HP non sono per niente reali, ma diciamo che un utilizzo medio intensivo lo può far durare al massimo 5 ore prima di scaricarsi. Il sistema di ventilazione è abbastanza buono, anche se leggermente rumoroso quando il computer è sotto stress. Personalmente avrei aumentato le dimensioni della griglia posteriore o in alternativa avrei inserito una griglia anche laterale, così da aumentare la dissipazione del calore e mantenere il più possibile stabili le prestazioni. Per quanto riguarda il prezzo, questo modello che monta AMD Ryzen 7 viene a costare 749 euro, però vi avviso già che è difficilissimo da trovare, perché infatti è andato in sold out quasi subito e anche attualmente adesso su Amazon è impossibile trovarlo. Sono andati completamente a ruba a sole poche settimane dal lancio. In ogni modo, in descrizione vi lascio il link diretto di Amazon, perché anche se adesso non è disponibile, se siete interessati potete monitorarlo e quando dovesse tornare disponibile acquistarlo prima che sparisca nuovamente. E ora, seguendo la regola fidarsi bene e non fidarsi meglio, andiamo a verificare il peso dichiarato da HP con la nostra bilancia. Ma non è tutto, perché dopo andremo a pesare anche il mio vecchio modello, così scopriremo di quanti grammi sono riusciti ad alleggerire rispetto alla vecchia versione. Accendiamo la nostra bilancia, ci posizioniamo sopra il nostro HP che abbiamo appena acquistato. Era dichiarato 1,6 kg e pesa esattamente 1587 grammi, addirittura 13 grammi in meno rispetto al peso dichiarato da HP. Ora andiamo a vedere quanto pesava il modello vecchio. Vediamo, addirittura 2,176 kg. Per la precisione il nuovo modello è più leggero rispetto a questo di 590 grammi. E ora siamo arrivati alla sfida editing. Creerò lo stesso elaborato in entrambi i computer, stesse foto, stesso video, stesso audio, e vedremo quanto sarà la differenza del nuovo computer rispetto al modello precedente. Ora andiamo a inserire i file, partiamo dal video, ecco fatto. Ora inseriamo anche le 5 foto, 1, 2, 3, 4 e 5. E per non farci mancare niente mettiamo anche una colonna sonora. Andiamo a replicare la stessa cosa col secondo computer, partiamo dal video e adesso andiamo a inserire le solite 5 foto, 1, 2, 3, 4 e 5. E per concludere anche qui andiamo a inserire la colonna sonora. Gli elaborati sono pronti, ora li farò partire in contemporanea e vedremo come andrà la sfida. 3, 2, 1, via!
Guardate, l'HP ha appena finito l'elaborazione, mentre il mio vecchio computer è ancora al 65%. Intanto che procede la sfida, vi ricordo che se volete aiutarmi a crescere col canale, di lasciare un like e iscrivervi al canale, è gratis, e così sarete aggiornati anche sui miei prossimi video di recensioni di tecnologia. E soprattutto vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link di questo bellissimo computer nuovo dell'HP col sensore di impronte, e anche il canale Telegram di tecnologia, dove pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte a tempo di Amazon di tutti i prodotti di tecnologia. Per cui se anche tu acquisti spesso online e vuoi risparmiare, entra nel canale, è gratuito anche quello, così sarai aggiornato di tutte le nuovissime offerte a tempo. Ecco qua, finita anche la seconda elaborazione. Il mio vecchio computer ha impiegato 2 minuti in più rispetto al nuovo modello. Devo dire che HP ha fatto veramente un netto miglioramento nelle prestazioni. E ora andiamo ad attivare e a provare il bellissimo sensore di impronte digitali. Ora vi mostro il percorso per attivare l'impronta digitale. Fate clic su impostazioni, dopodiché scegliete account, andate su opzioni di accesso. In questo caso scegliete l'opzione numero 2, riconoscimento dell'impronta digitale, premete, fate configura, inizia, inserite il vostro PIN del computer, dopodiché appare la schermata, tocca il sensore di impronta digitale. Arrivati a questo punto, con il dito andate a premere nel quadratino posto in basso a destra per tutte le volte che vi chiede il riconoscimento. È come se doveste farlo dal cellulare. Memorizzerà tutte le vostre impronte, dovrete premerlo circa una 15ina di volte. Una volta completato il processo, vi verrà la schermata con scritto fatto, e da quel momento potrete utilizzare la vostra impronta digitale per sbloccare lo schermo. E adesso siamo arrivati al momento del test. Premete start, andate su arresta, cliccate sospendi. Il computer andrà in sospensione, dopodiché schiacciate invio. Invece di inserire il codice di sblocco, vi basterà mettere il vostro dittino nel sensore di impronte. Siete pronti? 3, 2, 1, vediamo. Avete visto? In un secondo l'ha sbloccato. D'ora in poi non dovrete più ricordarvi noiose password, ma per sbloccarlo ogni volta vi basterà semplicemente il vostro dito. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link di questo bellissimo notebook HP e i link dei canali Telegram di cui faccio parte. E noi siamo arrivati alla fine anche oggi. Dall'HP e da Luca Tac è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!